Maria Anna Cimino, moglie di Pietro Celi. Pietro Celi, famosissimo medico a Tripoli, che ha curato arabi, cristiani ed ebrei, tutte le razze indistintamente. Nessuno di noi ha mai fatto distinzione di razze. Io distingo solo persone per bene o non per bene, quindi per il resto non mi dà nessun fastidio. Tu hai conosciuto tuo marito a Milazzo, in Sicilia, a Milazzo, sì. E poi tuo marito, per sua scelta o perché inviato, è arrivato a Tripoli, in Libia. Sì, noi eravamo, anzi lui prima di me, amici dei Ricotti. Ah, di una famiglia che viveva già in Libia. Sì, avevano quella grande proprietà, quella villa che hai visto lì, e ci invitavano sempre ad andare. Erano naturalmente i clienti di mio marito, non paganti, perché mio marito uno pagava e 10 no. Infatti l'arabo mi diceva: ma signora, tuo marito non fa pagare, non manda mai i conti. Gli altri prima fanno così e poi ti fanno visitare. Praticamente no, siamo andati lì, a furia delle loro insistenze, a un certo punto ci hanno mandato un prepagato e quindi siamo andati. E lì mio marito ha conosciuto l'allora capo della sanità, che non mi ricordo come si chiamava, e questo gli ha proposto di andare giù. Praticamente arrivati a Roma ci arriva un telegramma che dice che mi permettevano di portare anche subito la famiglia. Ah, quindi... Mio marito, 15 giorni, 15, sbarco a casa, e io mi sono trovato a Tripoli, dove non ci stavo per niente, volentieri. Ah, lui non ci stava per niente? No, io. Ah, tu non ci stavi per niente, sì, volentieri? Lui sì. Però lui aveva deciso in 15 giorni di andare via. Ma, In 15 giorni ho lasciato Roma, casa, mobili, tutto. Tutto, tutto. Ecco, non potevo dire no, a me non mi piace di andare. Comunque io poi sono... Però poi a Tripoli sei arrivata, tuo marito ha subito aperto uno studio, mi sembra, sì. No? A Shara Gadames. Sì, dove era la casa praticamente. Certo. Le prime due stanze prima di entrare nel patio avevo lo studio e la sala d'aspetto. Lì c'era il patio, come tutte le case, molto spesso sì. Le case a Tripoli erano fatte così, sì, col centro aperto, con il patio. Ho cominciato ad avere delle persone e più che altro bambini. Lui non voleva visitare i bambini mai, non ho capito. Non voleva? No. Infatti mi ha detto: che devo fare? Qui portano bambini, devo purtroppo visitare. O che gli faceva dispiacere, non lo so per quale motivo. Cioè lui voleva visitare persone adulte, preferiva. Sì, ecco, in Italia sempre persone adulte, qualche volta, non so, andava, facevo qualche iniezione ai bambini dei Ricotti, però allora aveva dato un medico amico suo, perché proprio non voleva. Poi c'erano altri medici a Tripoli oltre tuo marito? Sì, ce n'erano altri. Con cui lui era in buoni rapporti, tutto sommato? Sì, no, ma mio marito e io siamo sempre stati in buoni rapporti con chiunque. Nell'arrivare a Tripoli, tu personalmente, hai notato subito che c'erano gli ebrei? L'hai notato subito la presenza degli ebrei? Per o non ci hai fatto caso? Per me ci poteva essere chiunque. No, ma... No, poi in seguito ho conosciuto sì. Parecchi ebrei, diciamo, non... Esatto. Ma arrivando non è che dico: Dio, chi c'è? Però distinguevi l'abbigliamento dell'arabo da quello dell'ebreo quando veniva un paziente dal tuo marito, o per te erano tutti uguali? Non ho mai fatto distinzione, perché poi gli ebrei in genere erano vestiti normali, gli arabi no, avevano quei camicioni, i pantaloni così. Quindi gli ebrei erano vestiti in modo occidentale, sì, diciamo, modo no? Occidentale. Voi siete arrivati a Tripoli nel 54, va detto. Sì. Nel 54, un anno prima che io nascessi, e quindi... Erano anni in cui, diciamo, anche l'ebreo di Libia aveva iniziato a indossare gli indumenti occidentali, perché sì, non ho mai fino visto, a vent'anni prima... Ecco, giusto in televisione ho visto qualche ebreo vestito, ma non mi sento in maniera certo. Diversa. Però voglio dire, tu hai visto entrare in visita da tuo marito tanti pazienti arabi... Ma neanche, perché era per affari suoi così. No? Sì, era distinto. Poi c'era anche una vita sociale che facevate. Purtroppo. Perché purtroppo? Perché io non amo
le cose sociali, a meno che non vado da un amico, da una persona che mi fa piacere. A me tutte quelle chiacchiere, tutto. Pensa che delle volte c'erano dei ricevimenti alle ambasciate e noi non andavamo. E delle signore dicevano, ma come mai ieri non eravate a casa? E io rispondevo, no, siamo andati il giorno dopo a mangiare gli avanzi. Era vero, ci portavamo i ragazzini dietro. Voglio dire, insomma, questa vita mondana che c'era a Tripoli, che no, era comunque, che c'era, eh? Sì, senz'altro, c'era, sì. C'era. Anch'io lo frequentavo perché non ne potevo fare a meno, sono stata dalla Cicogna, sono stata in mille posti, diciamo, in ambasciata tante volte. Non... Quindi c'era una vita mondana, diciamo, abbastanza, sì, abbastanza piena. Abbastanza piena. Venivano anche personaggi famosi dall'Italia, venivano persone note, amiche di famiglie che vivevano in Libia e quindi c'erano grossi ricevimenti, e grandi eventi anche mondani. E tu con tuo marito, che era comunque diventato il medico importante della città di Tripoli, venivate spesso invitati, conoscevate gli ambasciatori, troppo spesso. Il mio carattere. Quindi ci si doveva vestire elegantemente e si partecipava a questi momenti mondani. E a questi ricevimenti mondani, tu distinguevi, c'erano spesso solo italiani o c'erano anche arabi in mezzo? No, penso che c'era di tutto. C'era di tutto? Quindi c'erano arabi, ebrei? Non so se erano arabi o ebrei. Tu non hai imparato nel tempo a distinguere chi erano gli arabi, chi erano gli ebrei, chi erano i cristiani? Erano tutti uguali, perché fossero delle brave persone. Uh-huh. Non faccio distinzione. Lo studio di tuo marito, mi sembra che fosse ben attrezzato, aveva anche un apparecchio di radiografia. Sì, gli hanno portato via tutto. Beh, dopo, quando ha lasciato, gli hanno preso via tutto. Sì. Però c'aveva anche l'apparecchio per fare la radiografia. Me lo ricordo perché io da bambino venni in visita da lui, per cui me lo ricordo. E quindi tuo marito, dicevi, che su 4 visite se ne faceva pagare una sola. No, magari 2. A volte andava fuori, una volta ha avuto un incidente terribile, per andare a trovare, ma sai, una vecchietta sta male di cuore. Io te non puoi andare domani, che venerdì, era verso Sabrata, non so. Perché dico, tu poi vai a caccia, dai, no, ma sai, sta male col cuore. Io proprio non avevo voglia di andare, perché io sono poi una che mi rendo conto delle cose prima che succedano, molte volte. E mi ricordo che poi venne un certo Assentur, che è una persona deliziosa, che mi ha detto, signora, che hai? Cercava mio marito. E dico, sai, mio marito ti mandano a Solman, dove andare. E non so perché, non voglio che ci vada. E lui mi dice, di a tuo marito che mi chiami, che l'accompagno. Quando mio marito è tornato, io gli dico, guarda che è venuta, no, che mi accompagni. Basta, lui è andato, io mi ricordo, che era in cucina per preparare qualcosa per i bambini e ho detto a Ettore, corri, vai a salutare tuo padre, perché avevo la sensazione che gli succedeva qualcosa. Poi era il cambio fra l'estate e l'inverno e io stavo facendo cose di trivestiario, di cose, a un certo momento ho rovesciato una borsa di stoffa che dentro c'era un cornetto di quello rosso di corallo e si è rotto, dissi, mannaggia pure questo, basta. A un certo era sera, poi non è che fosse giorno. Arrivato poi a una certa ora sento suonare alla porta, apro, era mio marito. E dico, tu perché non hai? Dice, ho avuto un incidente. In auto? Era andato con un'auto, correva sempre come un matto, pioveva e praticamente è finito così su una tabbia sotto sopra. Quindi è uscito da un finestrino e aveva soltanto una leggera ferita dietro al collo, però aveva lasciato chiavi, borsa e tutto. È arrivato, si è fatto una doccia, ha chiamato i elicotteri e siamo andati sul posto. C'era polizia, c'era un ufficiale, dice no, allora, attenzione, avevano fermato, diciamo, dice, perché c'è un morto, e mio marito dice, il morto sono io.
Ah, ecco. E questo ufficiale mi dice: signora, fai un cero così grosso alla Madonna, mi ha detto. Però io già sapevo che a lui succedeva qualcosa. Quindi lui si avventurava anche da pazienti che abitavano molto lontano, con l'automobile. Sì, non lo pagavano neanche, guardi, ma neanche, non neanche, assolutamente. Era proprio un uomo che ha dato, diciamo, una vita alla passione della sua professione, penso, oppure dicevo io, per lui il denaro non esisteva, lui proprio risparmiare, ma comunque veniva pagato dalla sua professione, gli piaceva tanto. Penso, perché non era una persona che si esprimeva, perché la cosa che gli piaceva è che tu lo vedevi trasformato e quando andava a Milazzo, ecco. Che pescava, ha ricominciato a 62 anni a sciare. Certo. E qua la caccia. Quindi lì è rinato, pescando e sciando è rinato, è uscita fuori un'altra sua personalità. Lui, lui era proprio, no, anche in Sicilia pescava molto, e tra l'altro è il primo pescatore subacqueo italiano, mio marito, c'è dei libri che lo dicono, che ha imparato dai giapponesi. Infatti abbiamo ancora gli occhialini di legno di ulivo, tirati con un elastico. Penso. E poi invece della sagola che hanno adesso era un cordino e ogni tanto aveva dei sugheri, dei tappi per sì. stare a galla. E ha cominciato così, andava piuttosto fondo. Certo. E ti devo dire, non so dirti, era un uomo. Ma hai detto, che tuo marito era un uomo anche molto timido? Molto. È un paradosso per un medico. È un paradosso, era timido, timidissimo era. Ma io ti dirò che io sono stata una che sono stata corteggiata fino alla nausea. Non sopportavo le persone che ti facevano il complimento, mi sentivo così. Quindi scappavo, appena c'era qualcuno io scappavo. Ah, sei stata molto corteggiata, perché una donna... Scappavo! Diciamo, era notorio il tuo posto. Mi ricordo una volta... Da giovane una donna molto, molto... Evidentemente, bella, non dai. Lo so, perché io non mi valutavo assolutamente, certo. Non ci pensavo. Mi vedevo così, domandavo, c'era sempre qualcuno che mi rompeva l'anima. Praticamente, ti ho detto, ho conosciuto... Lui in casa, evidentemente mi aveva visto in giro prima da quello che mi ha detto, e praticamente con questo qua credo che io frequentavo casa sua, andavo al mare, ero ospite di mio zio, poi andavo a dare volte con mia madre, una casa in affitto, eccetera, e praticamente ero molto amica di una famiglia di un certo barone Lomundo. Spesso mangiavo da loro, scendevamo a mare. E aveva uno dei figli, l'unico maschio, che mi stava dietro, tanto che una volta la sorella mi ha detto: quello non ti piace, quell'altro non ti piace, ma sai quanto vale questo? Vale 3 miliardi. Io non ho mai avuto cosa per dire soldi. Certo. Praticamente ho sposato un uomo che non c'aveva una lira, che non aveva. Però aveva una professione in mano comunque, che a quei tempi... No, per modo di dire, perché era tornato da 6 anni di prigionia. In India. Ah, in India? Degli inglesi. Ah, quindi prigioniero di guerra come soldato? Sì. E poi anzi io una volta, siccome ho delle lettere di suo fratello il piccolo, che praticamente scrive ai genitori con quest'ansia che ancora non lo mandavano in prima linea a combattere, a fare, a dire. Ah, perché c'era l'ambizione di andare in prima linea? Non allora. Lo so, lui era rimasto, lui è ufficiale di marina. Certo. E praticamente ho detto, ma suo fratello era proprio scemo. E lui mi ha risposto, dopo tanti anni, dice, ma anch'io sono andato in guerra da volontario. Non lo sapevo io. Pensa. Perché era uno che non parlava mai, che non raccontava mai. No. Era difficile portarlo in un salotto, dopo un poco cominciavo a guardare l'orologio. Voleva andare via? Sì. Cioè era timido in fondo è il comportamento sì, di un timido che va in un posto... perché ci deve andare e poi cerca di stare il meno possibile. Sì, non, per non... Non so, era difficile comunicare, e così era anche in casa. Anche dopo la famiglia era così. Sì,
anche con la famiglia. E aveva una dualità come personalità con i pazienti e con la famiglia? Sì, sì, questo senz'altro, perché con i pazienti stava dietro, quando mio... Io me lo ricordo come molto calorosa anche con sì, i pazienti. Sì, ma praticamente io delle volte mi dico, era per timidezza o per che cosa, perché poi alla fine di una stupidaggine lui si metteva a ridere perché capiva che, non so, era un uomo a cui non potevi dire, oh mi raccomando non dire questa cosa, perché la diceva immediatamente se ne dimenticava. Certo. E quindi era poi un carattere molto semplice. Dirò che una volta un parente della mamma, che era un certo Carlo Verde, che era il proprietario della UTET, è venuto due volte a Tripoli, ma ogni tanto veniva a Roma, un giorno a Tripoli e l'ha guardato e gli ha detto, tu non sei ancora sceso dall'albero. Ah. Ho detto tutto, no? Era così, non lo so, era tutto sommato un buono, non si interessava neanche se stava no, ecco, male. La figura di tuo marito nella memoria di molti ebrei che sono stati curati da lui è una figura veramente, non dico celestiale perché è esagerato, però è una figura proprio elevata, una persona di un animo grande, grande. Per esempio ho avuto il nostro padrone di casa, ovvero era il fratello, perché il padrone di casa era morto, il mio padrone di casa abitava di fronte a me. E praticamente ha avuto un infarto, quell'anno noi non siamo andati in vacanza per non lasciarlo. Questo ogni anno veniva a salutarci e piangeva perché partivamo. Certo. È una persona proprio, infatti abbiamo tante fotografie. Qualche famiglia di ebrei, hai conosciuto più da vicino qualche famiglia di ebrei tu? Qualche cognome che ti ricordi o un nome? Mi ricordo Giuseppe Hassan, per esempio. Giuseppe Hassan. Che era amico anche dei Ricotti. Sì. Io sai, ho poca memoria dei nomi di facce. Certo. Se ti avessi incontrato mi potevi dire certo. Quello che volanca a te, ho fatto delle gaffe. Vabbè, ma succede, non è gravissimo. Non è gravissimo. No, a volte è grave, perché qualcuno sì. Poi ti dice, ne ho fatta una a Tripoli, con un certo Oldani. Lo incontro sotto i portici di Charles Clan. Da lontano si toglie il cappello, arriva da me e mi saluta. E io dico, oh, buongiorno signor Oldani. E lui mi fa, ma io non sono signor. Ah, mi scusi, io cerco sempre di salvarmi. Certo. E praticamente passa del tempo e incontro questo. Buongiorno signor Oldani, questo mi dice, ma io non so, dico mi scusi tanto, eccetera. La terza volta che lo incontro mi fa, guardi che io non sono il signor Oldani. A quel punto ho detto, ma chi è il signor Oldani? Avevo saputo che era un idraulico, invece questo era l'accordatore di strumenti musicali. Da quello di Tripoli, che non mi dire come si chiamava, perché sono certo. Stata anche diverse volte a casa sua, anche a Roma. Tu che lavoro facevi a Tripoli? Guarda, io a Tripoli praticamente il primo anno ho insegnato nella Dante Alighieri agli stranieri. Io insegnavo e poi dopo ho avuto un incarico, quindi ho fatto pochissimo a scuola elementare. Poi mi mancava un insegnante di educazione fisica, mi chiamano e dicono, dico io veramente non l'ho mai fatto, poi alla fine, siccome sono una che non dice mai di no, anche se, dico va bene, però piccoli, arrivo il primo giorno, c'era una di liceo, sono andata in segreteria, dico a me non mi avete mai visto, ma io da quelli non faccio lezione. Poi l'ho fatto dopo, io ho fatto 3 anni di educazione fisica, io, che ho sempre fatto la poltrona. Dalla poltrona all'insegnante di educazione fisica? All'insegnante di educazione fisica. Per 3 anni. Poi dopo... Questa scuola ha sempre la data di ieri? No, era la scuola normale. Quale scuola era? E quella... La scuola a Roma? Shara Mizran, sì. La scuola a Roma. Sì, scuola a Roma. E praticamente poi... Dopo di quella che mi hanno fatto fare,
Ah, sempre lì, italiano storia. Ah, ha insegnato anche italiano e storia. Italiano e storia. Poi dopo l'italiano e storia ho fatto la segreteria all'Istituto di Cultura. Poi che cosa ho fatto? Poi anche hai fatto qualche cosa come assistente medico? Assistente sanitaria mi hanno fatto fare. Dove? E sempre lì, chiedo alla scuola, venivano praticamente arabi con bambini. E io aiutavo, non è che certo, avessi un titolo, certo. Per nessuna cosa avevo un titolo. E praticamente ricordo una cosa, che c'era una donna in un piede di campagna con un bambino in braccio, con un moccio che gli scendeva e lei glielo leccava. Mamma mia. Poi quando è finito uno di questi arabi che insomma, li dirigeva, li portava, dice signora adesso deve venire da noi, quindi mi hanno fatto andare a fare un'altra cosa. Loro, e poi che cosa ho fatto? Probabilmente ho fatto qualche altro traffico. Ma in tutto questo tuo marito continuava a fare il suo lavoro, sia nello studio in casa ma anche in ospedale? Lui non voleva che io lavorassi più, ma io l'unica cosa che ho insistito, perché per solito mi arrendo sempre, certo. E l'unica cosa è che per fortuna, quando siamo venuti a Roma, campavano solo con il mio stipendio, perché mio marito non lavorava. Poi lì c'è stato... In che anno questo, siete venuti a Roma? Settanta. Con l'esodo di tutti gli italiani praticamente? No, noi siamo rimasti un anno, mio marito è rimasto con Gheddafi un anno. Ah, ecco, vedi, interessante. Ecco, poi a un certo punto avevano mandato via un certo Scerrino, un italiano napoletano che era direttore di sanità, e hanno detto all'ambasciatore italiano, e dice, ma sai, un ramo vecchio bisognava estirpare. Poi si sono accorti che era rimasto mio marito, l'anatomopatologo e un italiano, un infermiere, non so che. L'anatomopatologo dipendeva dal tribunale praticamente, non dipendeva dal governo, quindi credo sia rimasto. E mio marito ha avuto l'ordine di lasciare, però con tutto il tempo, ma questo dopo un anno di Gheddafi. Certo. Infatti poi siamo andati via con calma. E tutte le macchine del suo studio, la casa? No, quello l'ha perduto. Sono state sequestrate tutto? Sì, praticamente lo studio è stato sequestrato. In casa poco, credo che hanno sequestrato niente, perché era tanta roba che io avevo venduto sapendo che doveva andare via, no? E i soldi siete riusciti a portarli via? No. Niente, no? I soldi, devi sapere tu che mio marito soldi non ne ha mai fatti, ha fatto solo risparmio, sì. E io pure, praticamente... Però mi hai detto che tu quando siete venuti a Roma avete vissuto del tuo stipendio? Sì, perché io ero un insegnante italiana. Quindi sì. Percepivi? Hai continuato ad insegnare? Non ero di ruolo. Ma hai continuato ad insegnare qui? Ho insegnato ancora 7 anni qui. A Roma? A Roma. A che sì. Scuola? Via Borromeo, sì. Praticamente quartiere Prima Valle. Che livello di scuola era? Scuola elementare era. Scuola elementare. Poi mi hanno fatto fare sempre differenziali, un iniziato certo. Con la differenziale. A quindi Tripoli, 7 anni ha insegnato, 7 anni ritornando. Nel quartiere di Prima Valle hai fatto la maestra nelle scuole elementari. Mm. E con questo stipendio vi siete mantenuti a Roma. Però sì. Tuo marito poi ha iniziato anche qui a fare un pochino meglio. Non ha voluto fare uno studio perché mio marito non era capace di buttarsi in qualche... Non ha voluto aprire uno studio. Aveva sempre la paura che qualcosa non andasse. Eppure però ogni tanto visitava un po' della gente. Poi ha lavorato anche all'ospedale. Sì, lui andava all'ospedale. Però mio marito, mi ricordo che siamo... arrivati che la tariffa dell'ospedale non so se era 300 e qualcosa, lui prendeva, quando siamo andati via prendeva, mi ricordo 7, ma poi con gli zeri erano, non certo. Ha mai preso niente. Quindi faceva
Il medico, all'ospedale Spallanzani, sì. Mi ricordo, vero? Sì, qui allo Spallanzani, anche qui l'hanno... E percepiva uno stipendio, diciamo, molto modesto. E allora, sai cosa prendeva mio marito di pensione? La stessa pensione che prendevo io, 1450, 60, 70. Certo. Della cucina tripolina. Sì, sapevo. Avveniva che qualcuno vi portava dei piatti? Come no. Cosa vi portavano? Cioè i pazienti, portavano, una volta visitati, dunque, o prima della visita? Portavano couscous. Couscous. Portavano sciorba. Sciorba. E poi quell'altra, le fettuccine, come si chiamava? Rescia. 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 Sì. Le fettuccine praticamente fatte e vi portavano il piatto già cucinato? Sì, sì, già pronto. Ma sia arabi che ebrei questo? No, gli ebrei una volta ci portava, diverse volte ci ha portato delle lumachine, quelle bianche, piccole, piccole, col sugo. Adesso non so chi era. Nuchides. Non lo so come si chiamavano. Della pasta marito, piccola? Siccome mio marito amava le lumache, si vedeva, non ho saputo, ogni tanto mandavano. E poi c'era anche qualche indiano che ha mandato delle volte il curry. Ah, certo. Ma succedeva che qualche volta un paziente veniva con qualche animale vivo? Queste cose qui? No. No. Venivano con dei piatti, semplicemente. O, sì. Non so, dei vassoi di dolci? No, dolci no. Mai. Quindi venivano a portare dei piatti cucinati, soprattutto. Sì, dei piatti cucinati, perché sicuramente sì, qualche regalo ha ricevuto. Non so, per esempio, uno dei ministri, non mi ricordo chi fosse, sì. Ai tempi, che era curato da mio marito, se l'è portato dietro a Londra e a Parigi. E poi gli ha regalato un Rolex d'oro, che mio marito si è fatto pregare. Non metteva mano, non metteva ordine, non si interessava di niente in casa, non so perché prende questo orologio e lo mette dietro dei libri di medicina certo. Vecchi in una libreria. Io in quel periodo avevo un cambio di servizio, mi hanno mandato un ragazzo, un filippino, l'ho aiutato a levare tutta la polvere lì in alto, poi quello in basso l'ho lasciato, e mio marito lo aveva, ma senza dirmi niente, no? E quindi Rolex è scomparso. Sparito, sì. Comunque, diciamo che la figura di tuo marito, timida, però era anche un uomo piacente, era un uomo di fascino, era un uomo che poteva attirare l'attenzione di altre donne. Sì, senz'altro, ma infatti io una volta ho detto, guarda, se io subito ti ricambio. Ti ricambio subito. No, ma comunque tu in Libia, nonostante fossi sposata, avevi delle advance di alcuni uomini. Ah sì, senz'altro, ma non... ti stavo dicendo che io ho conosciuto mio marito a Milazzo, quindi ritorniamo certo. A casa di questo mio amico, uomo ricchissimo, titolato, certo. Una farm in Sudafrica, insomma, non stava male. E niente, e invece una volta c'erano delle altre persone, io mi sono trovata lì invitata, e mi presenta questo e dice, guarda, con questa non c'è niente da fare, io sono anni che ci provo. Ah, questo io, così? Questo, sono stata sei stata presentata così, a tuo marito? Così. Io no. Poi, per solito, conosci qualcuno, ti fa un complimento, certo. No? Sai che cosa mi ha detto mio marito? Mio Dio, ma quanto spende per vestirsi? Ha detto lui? Perché ha già notato... Si vede che mi aveva visto in giro. L'ha detto, ah, ecco, ti aveva visto come ti vestivi. Io non l'avevo mai vista. E avevi un'attenzione particolare per l'abbigliamento? Senz'altro, però me lo facevo da sola. Io ho fatto anche l'indossamento, se mi domandi cosa ho fatto prima. Ecco, cosa hai fatto prima? L'indossatrice? No, anche quello. Dunque, prima sai cosa ho fatto? La prima cosa si è appunto insegnato, poi, mi ricordo mica tutto. Comunque... Poi ho lavorato di sartoria. Ah ecco, quindi i vestiti te li alcuni vestiti te li facevi da soli? No, alcuni, tutti. Ho fatto persino per mio marito la giacca bianca dello smoking di lino, quindi
particolare. Ah, quindi cucivi proprio tu? Sì, ma senza avere nessun'arte né parte. Infatti questo mio amico mi faceva la corte, voleva farmi andare a lavorare dalla Visconti, non so che, figura da casa mia, ah, ma sai, poglianti, qua, là, là, là. Io dico, ma tu sai come lavoro io sai come lavoravo. Mettevo la stoffa per terra così, poi facevo i disegni col gesso. Non lo so. Infatti, una volta la mia cugina mi ha detto di fare un vestito, era piccola, io non sapevo adoperare il metro. Malgrado questo, ho fatto anche sartoria. Io tagliavo, mettevo su, però diciamo con un tipo uomo, perché durante la guerra, che c'era il coprifuoco, io avevo una compagna che abitava sopra di me, dove c'è il padre con la sartoria, bravissimo, il marito ha fatto tanti vestiti da lui, tanti. E praticamente ho imparato a lavorare come lavorava un uomo, tutte le imbottiture, le cose. Non ho mai fatto scuola, non ho mai fatto niente. A Roma anche, oltre all'insegnamento, un anno mi hanno fatto fare in una scuola all'Euro un corso di taglio e cucito. E io mi buttavo. Perché quello che mi davano da fare, mi ricordo che una volta il preside, quello che hanno insegnato storia e geografia, italiano e storia e geografia, praticamente uno dice cosa scrive un ottimo professore, io ho detto oddio, chissà cosa, magari mi ha detto scrivesse l'italiano tutti come lei. Ah sì, eh? Sì, parlavo, diciamo. Diciamo che perfetto, che comunque italiano, ancora oggi leggo delle parole che non mi ricordo cosa sono, devo andare a vedere che cos'era. Certo, comunque, voglio dire, il livello della scuola in Libia non era comunque basso, era buono. Male, ma cioè, dipende molto anche dagli insegnanti. Io ho avuto un anno una classe differenziale che ti assicuro era lì dalle suore. Avevo uno dei bambini che ogni momento voleva andare a far pipì con una ragazzina e lo mandavo, se no, no, la faceva addosso. Le suore poi lo lavavano, lo cambiavano, lo incipriavano. Dopo 5 minuti dice che doveva andare un altro e ce la faceva addosso. E dico, ma ti piace? Ah, dice, sì, mi piace. Questa è una, poi non ti dico cosa c'era del resto, sta, guarda, rifai. E praticamente me la sono sempre cavata bene, devo dire, non ho mai avuto grandi problemi. E appunto ti dico, fra l'altro mi avevano offerto, mi stavo dimenticando, io avevo 18 anni, 18 e mezzo quando ho finito la scuola e ho lavorato un anno al Banco di Sicilia di Piazza Fiume, che poi l'ho lasciato perché l'8 settembre, quando sono entrati gli alleati, hanno chiuso e i miei non mi ci hanno più mandato. Ho dato il concorso per il magistero perché non potevo andare ad altro universo, volevo fare invece liceo artistico e siccome abitavo lì all'inizio del corso, alla Piazza del Popolo, era là che era uno schifo. Mi hanno detto no, e va bene, no. Io dico sempre sì quando mi dicono qualcosa. E praticamente alla fine ho fatto il concorso per il magistero, con una bocciatura tra l'altro, perché avevo un professore di italiano, un palermitano, io non lo potevo soffrire, aveva sempre gli occhi, ma mica solo a me, le mani lunghe, ci invitava a casa, io non andavo, non so, fai una recensione di uno spettacolo, di un concerto, dice chi mi mette il biglietto? E da un voto di più. Naturalmente io non facevo il tema. Io non ho mai da quest'uomo avuto un voto. C'era sempre scritto caratteristica maschile. Caratteristica maschile, lo facevo apposta. La novella, io ho fatto una novella patriottica, invece. Certo. Questo, invece di fare lezioni, qui stiamo uscendo da Tripoli. Ma ci provava con le sue alunne, insomma. Era così melenso, così, infatti diceva, mi dicevano i compagni, che quando io andavo a attaccare il cappotto fuori, diceva, questa me l'ha mandata il Padre Eterno per farmi scontare i miei peccati, ero io. Quindi cosa succede? Quindi una ragazza comunque con un tuo carattere un po' scontrosa, sapevi quello che volevi?
Diciamo, sei meno timida di tuo marito. No, io ero più timida di mio marito. Io sono estroversa per educazione, ma non per carattere, perché ogni tanto anche oggi mi blocco. Io sono che se tu mi dici, sai, ho bisogno di una... Io muovo mezzo mondo per fare quello che tu mi chiedi, ma se lo devo chiedere per me, non esiste. Non sono capace, ecco. Quindi poi entri la vita mondana, voglio tornare un attimo alla vita mondana di Tripoli. Si svolgeva in dei luoghi, no? Sì. In dei luoghi. Quali sono i luoghi più... Ma, c'era il Circolo Italia? Non so se ci sono mai andato, non addirittura. Neanche. C'erano degli eventi che avvenivano al Circolo Italia, eventi in cui tutta la comunità... Era il Circolo Italia, mi ricordi. E stava sul lungomare. Non mi ricordo. E poi abbiamo visto al Grand Hotel. Sì, a Luodan ci sono tante cose. A Luodan. Varie cose, non lo so, anche sfilate di moda, cantanti, e poi una volta ho incontrato anche, che erano giù per delle recite, Lazzareschi e Gasma. Gasma, ecco. Poi a un certo momento l'ho conosciuto nel giardino per la festa dell'Italia del 2 di giugno, no? E io non ho mai amato Gas, ma mi è un po' antipatico così, no? E siccome sono una che dice le cose, che pensa, meno quello. E praticamente parlando ho detto, guarda, io non ho avuto mai molta simpatia per lei, invece era una persona piacevolissima. Poi l'ho rincontrato a un pranzo da Geli. E non so chi ha detto che io avevo una bella casa, una casa interessante, insomma, per farla breve. Questo ha lasciato e si è venuto a casa con noi, che fra l'altro mia madre stava andando a letto e quando noi uscivamo metteva, posso superarmi? Sì, sì, sì. Io ero incinta di 6 mesi di Mario. Sì. E praticamente appunto l'avevo pure già conosciuti all'ambasciata e poi niente, dopo a Geli sono venuti a casa da noi, se non che il nostro portone era quello che si mettevano i due paletti dietro. Sì. Mia madre, che vedeva anche i ladri volanti, io dicevo, certo, si stava preparando per andare a letto e aveva il pitalino in mano. Per fortuna è venuta a levare i paletti e si è accorta che parlavamo con qualcuno, quindi ha preso il pitalino e l'ha messo nello studio di Bodo. E praticamente sono venuti tutti e due a casa nostra. Scusa, il pitalino, mi hai detto? Il padetto da notte. Ah beh, certo, lo chiamate pitalino voi, sì, sì. Voi sì. Come? Vabbè, vaso da notte, sì, 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 vabbè. Pitale anche. Pitale, sì, sì, sì. Pitalino, perché era piccolino, sì, no? E praticamente poi mi ricordo che... Chi era l'ambasciatore? Porca miseria, lei è una bellissima donna, era... Sono venuti anche dei cantanti e poi l'ambasciatore Alverà portò anche quel ragazzo Uto Ughi, quel violinista, sì, che oggi il numero uno, diciamo, che era bellissimo. Sì, adesso proprio non si riconosce più. E praticamente un sacco di gente come ha portato i pupi di Podrecca, insomma parecchi spettacoli faceva l'ambasciata. Ho visto alcune foto in cui appare Gianni Agnelli, Florinda Bolcan. No, di questi personaggi non so perché non ho visto più la fotografia, l'ho vista fino all'altro giorno, dove era, non lo so, a ricevimenti, non mi devo andare dove, che c'era sia la madre, sia la Foscari, quell'altra di Venezia, e praticamente non mi ricordo, sì, c'è fotografia che sei seduta, giusto quello devo andare, mi ricordo. Poi gli altri non mi ricordo. E guarda, le varie ambasciate mi invitavano, altri che invitavano erano lui era console onorario di Olanda, era un libanese, credo, non mi ricordo, c'era una villa. E praticamente invitavano tutta fine anno, tutti i capodanni. C'era un sacco di gente. Praticamente la cosa impressionante era che tutti gli anni mangiavi la stessa cosa, come facessero. A Capodanno? Sì.
identico. Il menù era identico. Sì, io quando facevo inviti era non uno studio, ho sempre cambiato. Infatti una volta mi sono trovata a fare un filetto con una salsa, non so che poi nessuno che legge ci ha capito, ma che bisognava girare la bagnomaria per un'ora e mezza, era un venerdì, meno male ci ho messo mio marito a girare. Certo. Io mai più fatto, non ci ho neanche più provato né pensato. Insomma, quindi poi... diciamo che nell'ambito della vostra permanenza in Libia avete avuto centinaia di inviti di gala, sì, avete curato ebrei, arabi, cristiani, chiunque berberi, sia, non... inglesi, gente di tutte le razze. Nessuno. Tuo marito è arrivato a Roma, si è ritrovato a dover ricominciare, è andato a lavorare in ospedale. Da zero. No, perché poi mio tu marito... hai insegnato in Libia a scuola, sì, quello che non sapevi neanche fare, perché la professoressa di ginnastica, niente. Da lì ha insegnato poi Italia, italiana e storia. Quindi una fascia di materie molto ricca. Guarda, io quando mi chiedono un racconto, ma stranamente racconto che parlo di un'altra persona, io non riesco a mettermi al posto io che di te stessa. Sono quello, ecco. Eh certo, perché le cose che tu hai fatto ti sembrano così tante. Passano e bastano, non ho certo. Impianti, di Tripoli c'è impianti, manco per niente. Però tuo perché marito... a Tripoli ci stanno mal volentieri. Certo. Non c'è stato santo di cambiare casa, che era di una scomodità unica. Per esempio questa casa che io non avrei preso, mio marito ha deciso, ha detto, la madre muore, i figli se ne vanno di casa, è abbastanza grande, invece non è abbastanza grande, non ci stavamo tutti, mia madre certo. Stava con mio figlio Mario. E la casa di Tripoli dicevi che non era comoda perché? Perché stava su due piani? Ma anche su tre per questo, però con quel buco in mezzo. Non c'erano riscaldamenti, eravamo tutti con le stufe di Aladdin, quelli inglesi. E praticamente non è che pioveva, faceva. Quindi in mezzo alla casa pioveva, quando pioveva eravate scoperti. Ma sai che una volta venne un'amica che poi lavorava anche a Tripoli come ispettrice scolastica, una certa Imar. E praticamente era ospite da me, piove. Quando pioveva quei cannelli di acqua facevano un rumore che non ti dico. Non scusa, so. I cannelli di acqua? Cannelli. Ah, i cannelli di acqua. Sì, sì, sì. Le condotte. Quando andavano giù, boom, un certo. Rumore, se non che si ottura. Lo scarico. E questo poveretto con le valigie che dormiva piano di sotto si era allagata con la valigia sopra il letto. Chiamava ma non sentivamo, è talmente rumore. Ma certo. Io quando noi siamo arrivati a Tripoli non c'era una casa da affittare. Alla fine ci hanno portato per questa che a me ha fatto un'impressione stranissima, perché secondo me le stanze erano piccole e alte, altissime, capito? Sì. No. Poi ho detto a un certo punto, qui ma c'era anche qualche soppalco in qualche camera? No. No, erano tutte camere aperte. Era in camera aperta, giù c'era il bagno di... Ma il bagno, per andare dalla camera tutto al bagno, si doveva passare in mezzo al cortile? No. Quello c'era un unico bagno. Sì. E poi c'era giù quello di servizio, diciamo. Sì, ma l'unico bagno da dove si accedeva? No, c'erano le due camere da letto, quelle dei ragazzi sì. E la nostra, per cui passavi così, capito? Sì, e quindi passava al coperto per andare umano. Sì, passava al coperto, sì. Mm-hmm. In queste serate mondane c'era sempre gente serata, molto interessante. Era il pomeriggio, non so, la moglie di Andreotti, la dentice di Frassino, generale, tutte persone che poi tra loro parlavano politica, cose, cioè, certo. Normale, insomma, poteva essere... A lui le chiacchiere, le cose, non lo interessavano per niente. Forse le sentiva. Ma niente. Ascoltava però non partecipava molto. Ma ancora però registri, eh? Sì, sì. Ma no, non parlo più. Perché? Perché non sono cose di tribù. Allora, no, vabbè, tranquilla, vai. No, ma la mia domanda, quando lui viveva a Tripoli insieme a te,
però veniva invitato a tutti gli eventi, perché un medico in una città come Tripoli era comunque un'eminenza, era una figura importante. Quindi guarda, tutti questi inviti, tutti cucivi questi vestiti elegantissimi, eri pronta per uscire? Ti piaceva uscire? No. No. Non ti piaceva uscire? La cosa che mi piaceva magari era andare ai souk. Ah, andare al mercato? Sì. Dove mi dicevi che tu passavi spesso per souk al Bushir. Eh sì, perché andavo 2 anni, ho insegnato alla Dara. Alla Dara. Quindi entrare e uscire sempre da quella strada, infatti anche gli orafi si rimanevano seduti sulla porta e andavo, aprivo la cazzaforte, cercavo. Mi dicevi che gli argentieri prendevano certi oggetti molto lavorati d'argento e li fondevano. Tutta questa roba che ho io qua, tutte queste fialette del nero degli occhi, sì, l'ho presa in mano a qualcuno che le stava rovinando. Anche quegli altri laggiù, sono tutta roba araba, bellissima, con delle lavorazioni che non ti dico. Certo. Quindi niente, nessuno nato, cresciuto. Io appena sono arrivata, una volta ho domandato a un arabo dove era il mercato delle pulci, ma guardato così storto, allora ho detto no, dai, il mercato della roba vecchia, quello non ha altro volto. Quindi c'era andare. Questo argento che tu hai invece apprezzavi e compravi, sì, e ti hanno dato della pazza. Sì, una volta uno, quando io ho detto, ma sai, se hai qualche cosa, c'è qualche mia amica che la prende, e questo mi disse, ma tu pensi, no, che c'è, no, tu sei... Sì, qualcosa, tu sei pazza che pensi che qualcuno le compra. E certo. Comunque, in fondo, c'erano dei momenti belli che ti ricordi della tua vita a Tripoli? Quali sono i momenti belli? Ma il divertente l'unico era questo, della roba vecchia, del non so che, anche la del roba... souk? Ecco, del souk. E... Infatti la roba vecchia, dicevo, diciamo, no, ma... Le pietanze, mangiare, ti piaceva? Sì, mangiare mi piaceva molto. Il couscous i primi tempi non mi era piaciuto, perché io non amo la... non ho mai amato né il semolino, certo, né la, come si chiama, la, quella gialla, quella di mais. E praticamente no, proprio perché mi danno lo disgusto, ecco, la polenta, quindi sto con queste palline così, prima poi invece lo mangiavo volentieri, lo facevo anch'io, ma così, poi mi piaceva moltissimo, una cosa che non ho mai fatto. Quindi la parte bella non era la vita mondana, ma era il souk, gli odori, sì, la cucina. L'interesse per tutto ciò che puoi vedere, di posti, di cose, di ecco, il mare. Questo. Che rapporto avevi col mare? Io non nuoto. Però ci andavi al mare. Sì, ci andavo. Ci portavi anche i bambini. Mi è sempre piaciuto, io odio la campagna, la montagna, proprio. E invece ti piace il mare? Mi piace il mare. Perché al mare posso stare ore a Milazzo, poi da noi è un sogno. Certo. Non c'è sabbia, non c'è sporchi. E praticamente io potevo rimanere lì intere giornate, io ho bisogno del di mare. Spazio, no? Non posso. Montagna, la guardo e dopo un poco mi soffoco, sono andato 2 o 3 volte, certo, ma no, non mi piace proprio assolutamente, ho bisogno di... Insomma, vogliamo dire una battuta su Tripoli. Tripoli per te ha rappresentato inizialmente una galera, per tuo marito una grandissima missione, sicuramente. È un gran divertimento. Perché lui si è divertito. Sì, lui faceva... Io andava a caccia. Caccia e pesca. Caccia e pesca, caccia, che erano la sua passione. E poi ti diceva, ma perché non venite con me? Io ero ridotta, che Ettore, poveretto, diceva, al mare di papà non ci voglio andare, perché ti piazzava lì. E andava a pesca. Per esempio, mi sono sposata, sono andata a Milazzo. Che poi la pesca arrivava a casa, al pesce. In parte veniva regalato e in gran parte veniva venduto. Perché anche. Pescava... Non so, c'è una fotografia con lui e con un altro, non c'avevo un nome, dell'est, piena di pesce, ma non si sapeva dove metterli. Ma certo, anche a Milazzo c'era pesce a non finire, guarda, certo, a non finire. Come lo cucinavi il pesce tu? Ma il pesce ti dirò che io, quando ero a Roma, ne ho sempre mangiato poco da ragazza, ma lì quel pesce... Appena pescato e mangiato c'erano le cernie
era come l'aragosta, solido, profumato, saporito, ma io capace di mangiare una cernia di 2 chili tutta, perché ci levi la testa. Alla griglia, dici? No, anche bollita, in qualsiasi modo. Sì, no, noi abbiamo sempre mangiato molto semplice, non, certo, non roba molto elaborata, diciamo. Quindi il piacere di mangiare del pesce fresco del Mar Mediterraneo? Quello sì, ma era... infatti io adesso, per quanto ho un pescivendolo egiziano che è un amore di persona, diciamo... Rapporti che hai mantenuto qui a Roma con i tuoi amici conosciuti in Libia, ne hai tenuti? Molto pochi. Molto pochi. Molto pochi, perché mio marito, tutto sommato, era un mostro, quindi non era facile trascinarmi a chiacchiere al salotto. Era un uomo timido fondamentalmente, non era un uomo di salotto, di molte chiacchiere, ma molto... No, era caccia, pesca e anche donne o no? No, donne ne ha avute prima, con me prima di sposare è stato 3 anni, certo, dove io ogni tanto lo piantavo perché la cosa in lui che non mi quadrava. Sì. E praticamente, non a parte, diciamo, non è che mi fosse piaciuto particolarmente. Io nella mia vita dicevo sempre, intanto mia madre, siccome io ho sempre bisogno di cambiare, mia madre diceva, io non so quando tu avrai un marito o qualcuno come farai. E invece vedi, sono 64 anni che ho passato sempre con una persona. E dicevo però, io non sposerei mai un uomo con i baffi, non sposerei mai un dottore, non sposerei un uomo che beve vino, adesso no, ma prima mi disturbava quell'alito che sa di vino, e non comprerei mai una casa con una colonna. Le ho avute tutte queste cose che non mi piacciono. Con tuo marito le hai avute tutte e ti sei sposata? No, l'unica cosa era che non beveva. Certo, va bene. Quindi una. Sposata io non le avevo nessuna voglia, mi ha letteralmente convinto. Poi, l'estate non avevamo trovato la casa in Sicilia al mare. E allora una mia amica dice, ma perché non vi sposate? Quindi matrimonio de corsa. Di corsa? Di eh? Corsa. Quindi tutti pensavano che c'era il bebè. Per fortuna mio figlio Ettore è nato dopo 10 mesi. Ah, quindi non, non ci fu lo scandalo. Non ci fu lo scandalo. Oh, comunque, oggi c'eri Pietro. Non c'è più. Era dentro. In quel mobile. In quel mobile. È stato cremato. Ha deciso di farsi cremare? No, lui no, l'ho deciso io. Ah, ecco. Non lo so, perché lui, ecco, per esempio parlare del cimitero, una volta ero a Milazzo ed ero dal capo dell'ufficio tecnico che riceve una telefonata, avevo un'aria scocciata che Dio solo lo sa. E poi alla fine mi dice, non è vero che la morte è uguale per tutti, questo vuole il terreno, lo vuole al sole, lo vuole in primo piano, e mi dice, lo vuole lei un pezzo di terreno? Io, ma infatti chiamo mio marito era a Tripoli, mi ha risposto, pensa ad altro. Pensa ad altro. Lui non vuole, poi non sono morti, madre, cose... Era così, per esempio, una volta un nostro amico dice, tua mamma si lamenta, diceva mio, tua mamma si lamenta, perché non la chiami mai, lui ha risposto, me ne dimentico. era difficile da capire, io no, l'ho mai capito in fondo, certo, in questi invece, sognatismi. Il tuo sogno di vita quale sarebbe stato in alternativa a questo? Ma questo stesso, perché non ho mai fatto, non ando... Il mio sogno di vita, dicevo sempre da ragazzo. Di non andare in Libia, per esempio? No, per niente, non avevo nessuna voglia. Certo, quindi di vivere a Roma dove stavi. E molti erano contrari che mio marito andasse in Libia. Mm-hmm. Se tu avessi potuto scegliere, comunque non saresti andata a vivere in Libia. No, manco morta. Io ci sono nato, ci sono stato e comunque... Devi sapere che una volta
a un ricevimento. C'era questa signora che ti ho detto che aveva sposato questo console d'Olanda, chiamiamo, che ci invitava tutte, invitava tutta Tripoli per fine d'anno. Una volta questa signora raccontava, c'erano altre signore, c'ero io, c'era mio marito, e praticamente raccontava che una volta lei, non so, era rientrata a Roma e dice, secondo me, abituata qua, una si sente come i nobili decaduti. E dice, qui la signora è sempre la signora, amore. Mio marito si volta e dice, signora venga a trovarci, io per la prima volta sono stata di una maleducazione, ho detto, signora, se per questo non metto mai piede a casa mia. Addirittura. Addirittura. Beh, ci avevi una contrarietà a, questo, a questa vostra scelta. No, la contrarietà mia era forse per azzardare, andare in un paese, in fondo mio marito lavorava, certo. Ma lui è andato perché non ne poteva più del suo lavoro. Quindi non è quello che è andato lì, la gente va per stare meglio. Certo. E invece aveva lo studio fuori, aveva il suo lavoro, eh. E però, per esempio, mi portava a me, perché un periodo è stato medico di controllo di una mutua. E quindi avevo questi controlli che delle volte dicevo da via alla campagna e portava a me in modo che non doveva chiudere la macchina, io poi facevo la roba, diciamo, certo. E così era, non lo so, ecco, io. E quindi diciamo che c'è stata una decisione di un momento, sulla sorta di un invito? Sì, dei Ricotti. Certo. Infatti molti hanno accusato i Ricotti che per avere il loro medico ci hanno fatto andare là, lui invece è stato felicissimo di andarci, perché certo. Aveva la caccia e la pesca, per lui questo. Ma tu non hai idea come cambiava quest'uomo, ma c'è una fotografia sua lì che ha 85 anni, ambilazzo, poco, poco da pesca, era un altro. Certo, si quando lui pescava gioiva. Gioiva, sì. Però era così. Per esempio, io non nuotavo. Quando ero ragazza nuotavo in quelle spiagge lunghe con l'acqua sotto, ma se mi prendevano per il pizzo del costume io affondavo. Però così, capito? Tanto che Ettore ha imparato con me di con nuotare. Tutta Tripoli di nuotare. Non ha imparato a nuotare, insomma. No, perché questo devo dire, ho avuto un marito che non è che dice dai, vieni, niente. A Milazzo mi ha piazzato sulla barca e si è messa a pescare, dice rima. Io in vita mia non avevo mai remato. Poi a Milazzo è tutto scoglio. E così a Tripoli qualche volta ti portava con sé a pesca? No, a Tripoli no. E poi, al mercato chi andava a fare la spesa? Te, tuo marito o te iniziali? Mio marito a fare la spesa, ma quando mai? Ci andavi tu? Sempre io. In genere poche donne frequentavano il mercato a Tripoli per fare la spesa. Dov'era il mercato a Tripoli? Non sai che non me lo ricordo. Uh-huh. Beh, c'erano i frutti vendoli, ah, sì, i negozi, no, sì, quello vicino c'era casa. Vicino casa. Ecco, però mi sto ricordando che la carne e poi quello che era formaggi, le mozzarelle, sì, italiane che arrivavano ogni tanto, c'erano i negozi dove io compravo. Certo. Ma questo era già in centro, diciamo. Certo. Le verdure no, c'era anche qualcuno vicino a casa. Casa, sì, sì, qualcuno vicino a casa. Va bene, abbiamo ultimato l'intervista. Vattene! Fermiamoci qua. Nel 1967 tuo marito, allo scoppio della guerra dei sei giorni, non si trovava in Libia. Tu invece stavi a Tripoli. Sì, piovevano gli stracci di roba bruciata dal cielo. Quindi piovevano stracci di roba bruciata dal cielo. Stavano bruciando alcune case di alcuni ebrei, sì, case, credo, indumenti, eccetera. Però mi hai detto che c'è una famiglia vicino a voi di arabi. Sì, Assenturchi. Come si chiamano? Assenturchi si chiamava. Assenturchi. Lui, che è morto però adesso. Certo. E in questa famiglia cosa accadeva? Accadeva che erano pieni di ebrei. Tante famiglie di ebrei, sì, erano ospiti di questo. Erano ospiti di questo qui e lui diceva sempre, ma che colpa ne hanno loro che se la prendano con i capi? Certo.
dovrebbe sempre quindi essere. Come, così come questa famiglia di questo arabo, molte altre hanno ospitato degli ebrei in quel periodo? Non lo so questo. E che tu sappia, altre famiglie italiane hanno ospitato degli ebrei in quel periodo? No, non lo so. Non lo sa. Il rapporto degli italiani con gli ebrei era di superiorità un pochino? No. Era di uguaglianza, diciamo? Sì. Perlomeno per noi. Certo. Praticamente durante il periodo del 67, che noi eravamo a Tripoli, papà era in Italia, andavamo sopra sul terrazzo, siccome c'era una casa di quella all'araba col terrazzo sopra, e guardavamo un po' fuori, si vedeva appunto tutto questo nero, questo fumo che arrivava da parecchie parti della città, anche perché durante quel periodo avevano bruciato parecchi negozi, soprattutto nella zona del Corso, nella zona tra casa nostra, diciamo, e la cattedrale. Praticamente nei negozi del centro, e si vedeva tutto questo fumo, sentiva urli e controurli perché c'erano bande di gente che andavano avanti e indietro in tutte le strade cercando, mettendo fuoco a buona parte di quello che trovavano. E appunto noi stavamo dentro casa perché praticamente gli arabi che conoscevamo, che non sapevano di casa, gli altri, siccome noi eravamo sia io che mia madre biondi, mio fratello era molto piccolo, ci avevano interdetto di uscire di casa, mentre invece papà, col fatto che aveva carnagione piuttosto scura, perché poi papà era tornato a Tripoli, lui poteva uscire e andare in giro perché praticamente si confondeva con gli arabi e poteva continuare il suo lavoro come medico.